resistenza. Rappresento tutti gli operai della Irisbus, unica azienda italiana ad occuparsi di trasporto pubblico. La fabbrica è a Flumeri, in un paesino dell'Alta Irpinia. Lo stabilimento in questione nacque a metà degli anni 70 grazie ad una grande mobilitazione politica e all'adozione di questa causa da parte dell'intera popolazione. Furono così espropriati i più fertili terreni della zona in cambio di potere, lire e speranza di un futuro più florido. E con tanti però oggi abbiamo dovuto constatare che questo sogno futuro non è durato nemmeno il tempo della pensione di una sola generazione. La produzione cominciò nel 1978 e che il miraggio industriale e chi desiderava solo togliersi quei pesanti scarponi sporchi di fango sia stato infranto prima del tempo della disumane leggi del capitale e del profitto. Caro Monti, davanti allo stabilimento sono passati tutti i politici che ti sostengono. Molti di loro si definiscono amici dei lavoratori. D'Alema, Fassina, Vendola, Umberto Lanieri. La fabbrica è stata chiusa. E che cosa state facendo per riaprirla? Noi siamo gente dignitosa. Il Sud è fatto di coraggio e di sacrifici. Non vogliamo assistenzialismo che mortifica le coscienze. Noi vi chiediamo di pensare alla crescita dell'Italia e dagli italiani, vi chiediamo di rimettere in moto il lavoro e di far pagare dazio agli imprenditori che delocalizzano come Marchionne e i suoi affiliati. Noi vogliamo che la Irisbus rientri nella programmazione di crescita di questa nazione. L'Europa ci ha multato perché il nostro parco macchine, autobus, è inquinante e pericoloso. Caro Monti, tu non puoi rispondere solo all'Europa delle banche, devi salvaguardare l'eccellenza manifatturiera italiana come la nostra, devi finanziare il piano autobus e rimettere in moto lo stabilimento di Valle Ufita. Basterebbe un solo aereo militare in meno e l'Italia intera potrebbe avere autobus più civili e meno disagiati. Caro Monti, è a noi che devi rispondere. Non molleremo, uniremo le lotte e troveremo giustizia sociale. Uniamo la lotta, uniamo le sinistre. Grazie. Di questo tipo per la nostra manifestazione. Io farei venire qua Nicoletta Dosio, se puoi venire. Lei rappresenta i NOTAB. Quindi un grande applauso per questa importantissima battaglia di libertà. Dalla valle che resiste. Resiste contro il partito trasversale degli affari che siede in Parlamento e che compattamente appoggia quei grandi interessi che vedono nel governo Monti l'ultima edizione di un potere sempre più rapinoso, di un capitalismo assolutamente insopportabile perché fa della vita, dell'uomo, della natura un mezzo di proprio interesse personale a danno del futuro di tutti noi. La nostra lotta è una lotta che dura da 23 anni, è iniziata anche come lotta contro la privatizzazione di quelli che erano i servizi ferroviari, contro il piano Necci che prevedeva esplicitamente la dismissione, la cancellazione di 11.000 chilometri di treni utili a tutti, contro il potenziamento di 5.000 chilometri di treni ad alta velocità. Questo progetto che viene realizzato e che ha creato i grandi interessi di sempre, che sono nelle mani della Fiat, dell'IRI, dell'ENI, che sono diventati i general contractor di quest'opera. Noi sappiamo di non avere amici e di non poter dare deleghe se non al nostro popolo che lotta. La Valle ha messo in piedi
attraverso il tempo, con tanta determinazione, contro il partito trasversale degli affari, una lotta popolare. Vuol dire che è una lotta fatta di uomini e donne di tante età e fatta di tante storie. Un'unità vera e profonda è nata in Valle di Susa, che ha ricreato socialità, ha ricreato speranza. Un'unità vera che è fondata sulla chiarezza degli obiettivi e sulla chiarezza dei metodi. Sicuramente è una lotta che va contro i compromessi. Non è possibile cercare compromessi su quello che è la salute, su quello che è l'ambiente, su quello che è un lavoro decente. Perché il partito trasversale degli affari è proprio su questa guerra tra poveri che cerca di poter stabilire il proprio dominio, mettere la valle, e non solo la valle che ha bisogno di lavoro, contro la valle che ha bisogno di futuro e ha bisogno di pulizia e ha bisogno di un ambiente che sia ancora integro. Noi questa lotta l'abbiamo rifiutata. Sappiamo che il lavoro che viene dato attraverso le grandi opere è un lavoro di sfruttamento che serve soltanto a chi da queste grandi opere lucra, e non serve alle popolazioni, e non serve alle persone, e non serve al futuro di nessuno. Noi chiediamo lavoro, ma che sia un lavoro decente, il lavoro che già avevamo e che viene distrutto momento dopo momento proprio dalla distruzione del territorio. Avevamo le vigne, avevamo la produzione vinicola, ora quel territorio è occupato militarmente. Contro il popolo in lotta difatti si è alzata una repressione senza pari, una repressione che è portata avanti cercando di dividere i buoni dai cattivi proprio per indebolire la lotta, e noi rifiutiamo questa divisione. Noi difendiamo e difenderemo sempre e crediamo alla liberazione immediata dei nostri compagni che sono stati mandati in carcere, compagni che non hanno fatto altro che fare quello che noi tutti abbiamo fatto, e cioè il difendere la nostra vita, il nostro territorio, il nostro futuro. Intorno a noi c'è tanta solidarietà e c'è tanta speranza. Anche per questo non cederemo, non possiamo cedere. Il potere sta distruggendo quel territorio, non hanno ancora fatto nulla dei veri e propri cantieri, ma hanno già spianato boschi interi di alberi centenari, hanno spianato territori che erano territori anche ricchi di storia, di antichità archeologica, e tutto questo per poter imporre il loro dominio e per poter mandare a casa le persone. La Valle di Susa a casa non ci va, la grande unità che ha trovato la difenderà fino in fondo. Noi sappiamo di lottare per tutti, ma sappiamo anche che da soli non ce la faremo, e quindi il messaggio che veniamo a portarvi è un messaggio di conflitto, non certo un messaggio di pace sociale. Il conflitto deve risorgere nelle fabbriche, sui territori, nella scuola, nella sanità, perché soltanto il popolo che si alza in piedi può avere speranza di futuro, può avere speranza di creare quel modello di sviluppo che è fondato sull'utile reale, che è l'utile del popolo. Una speranza che loro cercano di cancellare, ma non ce la faranno, non ce la faranno mai. E quindi questo vi chiedo, e questo chiedo anche ai partiti, che imparino come i movimenti riescono a trovare un'unità reale che però non è fondata sul compromesso. L'unità reale che serve è quella che è fondata sul radicalismo, che è fondata sulla capacità di non far compromessi su quelli che sono i nostri nemici. E i nostri nemici sono coloro che il governo Monti l'hanno voluto, sono coloro che hanno voluto tutti i governi liberticidi, che hanno voluto i governi della guerra, che hanno voluto i governi dello sfruttamento. E noi sappiamo bene dove stanno i nostri nemici, ma sappiamo anche che abbiamo un popolo, un grande popolo, abbiamo donne e uomini che sanno dire no a questo mondo schifoso, mondo di sfruttamento, e sanno invece lottare per il mondo diverso possibile. Deve essere una lotta reale però, fatta giorno dopo giorno, senza compromessi, con grande speranza, con grande determinazione. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Alla lotta, compagni!